Allora, facciamo sempre intervista con la sposa, stamani la facciamo anche con tutte le accompagnatrici. La mamma, buongiorno. Buongiorno. L'amica, buongiorno. Buongiorno, E l'altra amica? Roberta. Buongiorno, Enrica. Raccontateci un po', come vi è sembrata questa prova? Allora, intanto un'accoglienza meravigliosa. Quando siamo arrivate dal caffè alla gentilezza, veramente è una cosa bellissima e veramente quello che mi è venuto proprio, no, di pancia, come si dice, è proprio il clima che si respira, no? Proprio un'aria di festa che comincia già dalla prova, no? E che quindi ti mette davvero in una sensazione di gioia, ecco. Questa secondo me è la cosa più bella. Eri stata altri con altre Sì, spose in altri posti? sono stata in altri atelier. Vi dico anche un po' la mia esperienza. Quando mi sono sposata qualche anno fa, mi sono trovata bene, o meglio, vedendo però l'aria che si respira qua, ecco, probabilmente. Tanto bene forse non era, diciamocelo proprio, no? Perché era tutta un'altra cosa. Qui è tutta un'altra cosa, oggettivamente. C'è molta più attenzione, c'è attenzione per la sposa, c'è attenzione per chi accompagna la sposa. Quindi veramente una cosa fantastica. Bene, grazie. E la mamma della sposa che ci dice? Che io Com'è sono andata? contentissima per mia figlia e sento veramente di essermi sentita in famiglia, anche se noi abbiamo una famiglia lontano. Ci siamo sentite benissimo. Bene, questo è Sì. importante, Sì. soprattutto anche perché. Un'accoglienza favolosa, i minimi dettagli, insomma, proprio bene, via. Bene, e la prossima futura sposa chi lo sa? Vabbè, in ogni caso sappiamo già l'atelier. Esatto. Si va sul sicuro perché è veramente come sentirsi a casa. A casa. Bene. Complimenti Un attimo, perché mio si marito, vede l'impegno che ci dimmi. mettete. E l'amore nel vostro lavoro, Grazie, veramente tanto veramente. complimenti. Questa recensione sarà d'aiuto anche a chi ancora non ci conosce e vi Assolutamente. ringraziamo per avercela lasciata. Grazie a voi, Grazie grazie a voi. mille e buona domenica. Altrettanto.